Un saluto a tutti i giovani del Sud. Per scoprire le bellezze del Sud Italia, oggi vi portiamo in Campania e precisamente nel Sannio, per ritornare indietro nel tempo, nel santuario della Madonna del Taburno, facilmente raggiungibile dal comune di Bucciano, in provincia di Benevento. Sito storico, artistico e religioso, situato sul Monte Taburno, da cui prende il nome, a circa 600 metri d'altitudine, affonda le sue radici nel XV secolo. Era infatti il 7 febbraio del 1401, quando la pastorella Agnese Pepe, sordomuta dalla nascita, mentre si trovava con il gregge al pascolo sul Monte Taburno, udì la voce della Madonna, proveniente da una grotta, dove successivamente fu rinvenuta un'icona della Vergine. La piccola Agnese Pepe, infatti, ritornò giù al suo paese per riferire quanto accaduto e tutti la credettero perché aveva riacquistato la voce e l'udito. E proprio qui, davanti alla grotta, i fedeli possono leggere su una targa l'evento miracoloso di quel giorno. Da questa grotta, il 7 febbraio 1401, la Vergine Maria Santissima parlò alla pastorella sordomuta, dandole l'udito e la favella. Dopo questo ritrovamento, nei pressi della grotta fu costruita una prima cappella nel 1408 e successivamente nel 1498 l'attuale struttura, chiesa e santuario, voluta e finanziata da Don Carlo Carafa, duca d'Airola, di cui Bucciano era casale. Annesso al santuario e per suo costante mantenimento venne edificato un monastero affidato ai padri domenicani che vi rimasero fino al 1753. Abbandonato per anni, è stato nel corso dei secoli successivi riaperto più volte, con alterne vicende fino a giungere al 2007, quando si è avuta l'ultima riapertura. Negli ultimi anni è stato restaurato ed è visitabile a turisti e fedeli provenienti da ogni regione, ma sono sempre in corso, anche grazie all'impegno di numerosi volontari, gli interventi necessari per riportarlo al suo antico splendore. Nel 2022, come si legge all'interno della chiesa, fu ufficialmente intitolato Santuario Mariano. Il 25 marzo 2022, solennità dell'Annunciazione del Signore, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata de' Goti, per la maggior gloria di Dio e della Vergine Madre, a questo sacro luogo, dedicato alla Vergine Santissima del Monte Taburno, ha volentieri concesso il titolo di Santuario Mariano, perché già da tempo tale era considerato dal santo popolo di Dio. Per conservarne il ricordo, l'amministratore parrocchiale sacerdote Liberato Maglione e il popolo esultanti, il 22 luglio 2022 posero. Una storia lunga 624 anni, un cammino di fede secolare. Oggi, percorrere quei sentieri rocciosi alle spalle del santuario sembra immergersi in una dimensione in cui il tempo si è fermato. Tutto al suo posto, come nel lontano 1401. Basta chiudere gli occhi e immaginare la piccola pastorella Agnese Pepe con le sue pecorelle che volge lo sguardo verso la grotta, dopo aver ascoltato quella voce miracolosa.